Anzi, come vogliamo iniziare? Purtroppo possiamo iniziare solo in un modo, non potendo non sottolineare il fatto che Roma, che è la capitale d'Italia, è una città letteralmente bloccata. Noi, da portavoce, da semplici portavoce dei cittadini, sapevamo che il nostro mandato, che il nostro compito sarebbe stato molto difficile, ma non ci aspettavamo di dover lottare contro l'immobilismo della stessa maggioranza che dovrebbe governare la città. Infatti il PD e il suo sindaco Marino evidentemente hanno una relazione complicata. Ora, qual è il problema? È che il terzo incomodo, che è il cittadino, è quello che ne fa le spese. Ecco allora che noi vorremmo fare un appello. Il nostro appello va a tutti i cittadini di Roma. Vi chiediamo di seguire, di venire in consiglio a seguire i lavori d'aula. Vi chiediamo, compatibilmente ovviamente con i vostri impegni, di venire anche in commissione e di vedere come questa maggioranza e le opposizioni in realtà fanno molto poco o comunque in qualche modo paralizzano i lavori. Vi chiediamo di tenere il fiato sul collo a questa amministrazione, esattamente come stiamo facendo noi. Partecipate. È assurdo pensare che la scorsa settimana, martedì scorso, giovedì scorso e venerdì scorso, sono state convocate 3 sedute di Assemblea Capitolina e non siamo riusciti a votare neanche mezza delibera, tra l'altro delibere molto importanti, per gli stessi attriti all'interno principalmente del Partito Democratico. Ad esempio, una delle delibere che non siamo riusciti a votare è una delibera presentata dalla stessa maggioranza che riguarda l'anagrafe pubblica dei rifiuti. A cosa serve l'anagrafe pubblica dei rifiuti? A permettere a tutti i cittadini di consultare semplicemente attraverso il sito di Roma Capitale quante sono le quantità di rifiuti raccolte da AMA e trattate da Via del Riciclo. Quindi serve a dare un segnale, come quello della trasparenza, contro i sistemi che hanno governato fino a poco tempo fa, purtroppo ci sono stati anche articoli di cronaca recente, hanno governato il sistema rifiuti. Attraverso la trasparenza si potrebbe combattere questa opacità che ha sempre contraddistinto la gestione dei rifiuti a Roma, però la stessa maggioranza si ritrova a non andare avanti con questa delibera. E infatti per ben 2 volte ha fatto intenzionalmente cadere il numero legale e quindi di fatto anche sui rifiuti si paralizza la città. Quindi noi ci troviamo praticamente di fronte a delle immagini che hanno fatto il giro di tutto il mondo, dei maiali che grufolano nelle condizioni di Roma in mezzo ai cassonetti e una maggioranza che all'interno del proprio programma di governo, meglio il sindaco, all'interno del proprio programma dice di voler efficientare la gestione dei rifiuti, poi di fatto al dunque si comporta in questo modo, non si presenta. Come al solito alle parole non seguono i fatti. Quindi dobbiamo sbloccare questa situazione, aiutateci a lavorare. A questo punto non possiamo che dirvi seguiteci su Roma Passaparola.